Abbiamo sempre lavorato bene, abbiamo acciaccati Bombagi che ha ancora problemi alla schiena, Viero che ha ancora problemi alla caviglia, Gerbi che sta rientrando ma ancora non si è allenato con la squadra, ecco Lachic ha avuto dei problemi al flessore. A parte questo, la squadra si è allenata bene, le sensazioni sono positive. Sono positive perché la nostra idea rimane, andiamo giù, cerchiamo di competere al massimo il nostro livello, consapevoli del fatto che sarà una partita difficile, però stiamo bene, abbiamo lavorato bene, siamo vogliosi di fare questa partita. Non credo che cambia qualcosa perché è una partita di calcio, in quanto tale va giocata per la sua bellezza, per la sua difficoltà. Ricordo la partita con la Casertana che dopo un minuto potevamo prendere gol, abbiamo lavorato bene con i difensori ma potevamo prendere gol. Se prendevamo gol in quell'occasione magari la partita sarebbe stata diversa. Per questo parlo di competizione che non possiamo controllare. Il calcio è così e per questo non cambia il loro risultato. È una partita in quanto tale la giochiamo con la massima serenità, con la massima fiducia in noi stessi, sapendo che è una partita difficile, sapendo che è un campo difficile. Loro sono avvelenati perché non stanno vivendo un buon momento e vogliono continuare. Ne sono sicuro che i primi minuti della partita saranno infuocati. E poi sono sicuro che noi avremo un piccolo vantaggio, che loro hanno giocato 3 partite in una settimana e quindi io credo che alla lunga fisicamente caleranno e cercheremo noi di sfruttare questo vantaggio. Ma intanto fa piacere la classifica, fa piacere l'inizio di campionato, fa piacere per tutto l'ambiente. L'errore che potremmo fare, ma non credo che lo faremo, è perdere il focus su quello che è realmente importante. Perché se iniziamo a pensare alla classifica, se iniziamo a pensare alle sconfitte, alle vittorie, credo che perderemo di vista quello che per noi è importante, ossia il lavoro e ossia il processo di miglioramento che quotidianamente cerchiamo di portare avanti. E quindi è un rischio, ma cercheremo di non cadere in questo punto di vista. Noi cercheremo di lavorare per essere sempre al meglio, per cercare di competere sempre al nostro massimo livello. Non si può sempre vincere, giocheremo sempre per vincere, quello sì, ma poi le partite non le possiamo controllare, il risultato finale non lo possiamo controllare. Cercheremo di non cadere in questo rischio, ma quotidianamente si lavora sul cercare di far capire ai ragazzi qual è la verità, ossia il lavoro, ossia il sacrificio. E questa è la nostra verità. Non sono i complimenti o adesso la classifica che è provvisoria. Cerchiamo di guardare ad altro e cerchiamo di rimanere focalizzati a quello che per noi è importante.